Nei giorni scorsi c'è stata ad Atena Lucana la cerimonia di premiazione della seconda edizione di Fila la Strocca, parole, note, figure e racconto, il concorso creato dall'amministrazione comunale in occasione dei 100 anni di nascita di Gianni Rodari. Dopo il successo della prima edizione del premio letterario, l'amministrazione ha voluto dare continuità all'iniziativa dedicata al celebre scrittore che con le sue storie rivolte ai bambini di tutto il mondo ha rivoluzionato la letteratura per ragazzi, facendo riscoprire a diverse generazioni il piacere della lettura. Il sindaco Luigi Vertucci e l'assessore Michelina Siciliano lunedì hanno premiato le vincitrici e i vincitori delle 5 sezioni. Poesia inedita, testi poetici inediti per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, narrativa inedita, racconti brevi inediti sempre per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, la sezione arte, racconti illustrati ispirati ai racconti di Gianni Rodari per gli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia, la sezione musica, editi, opere musicali per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e la novità di questa seconda edizione, la sezione Fila la Strocca Off, racconti e poesie per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado con sede nei comuni limitrofi ad Atena Lucana. I vincitori hanno ricevuto il premio in buoni libri da spendere nella libreria Giunti di Atena Lucana Scalo. Sono stati assegnati premi per un totale di 1.500 euro. Il concorso era rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole di Atena Lucana e dei comuni limitrofi per promuovere la scrittura poetica e narrativa, l'amore per la lettura, ma anche dell'arte e della musica, veicoli di trasmissione di sensibilità, sentimenti, valori e speranze per un futuro migliore.